Buonasera, la stagione si avvia alla conclusione con Carmen, un titolo tra i più popolari sul pianeta e le statistiche lo confermano, peraltro l'ho ancora guardato oggi e ricordavo bene, dopo Traviata Carmen è la seconda opera più rappresentata e ha più di 550 produzioni nell'ultimo anno. Segue, per noi che siamo torinesi, vale la pena dirlo, la Bohème, a poca distanza. Titolo popolare e molto come dire, ricco di possibili approfondimenti. È un'opera che entra nell'immaginario collettivo e che cattura i pubblici di tutti i teatri. E dietro questo fascino che coinvolge immediatamente il pubblico ci sono poi tanti piani di lettura e appunto temi che si possono affrontare. Certamente l'aspetto della seduzione è molto importante, però nel caso di Carmen appunto a parti invertite perché come sapete, è la donna che tiene in mano questa relazione e invece è l'uomo che in qualche modo la subisce. Per esempio, il contrario di quello che avviene in un'altra opera molto famosa come il Don Giovanni di Mozart, di cui Carmen è stata anche definita come dire, la specchiatura al femminile. E citare Don Giovanni mi dà anche l'opportunità di salutare il relatore di questa nostra ultima conferenza, Giovanni Bietti, non perché lui sia un Don Giovanni, questo io non lo so, non l'ho appurato, ma sicuramente perché l'ultimo suo libro, dato alle stampe pochi mesi fa, riguarda proprio la trilogia di Mozart e da Ponte. Giovanni Bietti è senz'altro uno dei più brillanti ed efficaci divulgatori musicali in Italia. Credo che lo abbiate apprezzato già tutti e se non l'avete fatto vi invito calorosamente ad ascoltare le sue lezioni di musica su Radio 3 il sabato e la domenica mattina. Sono appuntamenti davvero preziosi perché con un linguaggio molto piano e però penetrante al contempo, senza entrare in tecnicismi, lui riesce davvero a raccontare la musica come pochi. È un debutto il suo, lo stavamo dicendo prima qui ai nostri microfoni e io sono davvero contento. È la prima e non sarà l'ultima volta sicuramente che potremmo ospitarlo. Gli cedo parola e tastiera e con voi lo saluto calorosamente con un applauso. Allora, buonasera, intanto grazie di essere qui. Vi dirò soltanto pochissime cose sul contesto, sulla storia di quest'opera, sia perché sono piuttosto note, e sia perché, come sempre, preferisco invece concentrarmi sui contenuti musicali, che forse in un'opera sono la cosa più importante. Comunque, Carmen, facciamo subito un patto, io pronuncio all'italiana, cioè non dico Carmen, Mercedes, Fraschità. Carmen viene eseguita per la prima volta, rappresentata per la prima volta il 3 marzo del 1875 all'Opéra Comique, Parigi. Quindi in realtà è un'opera pensata per uno spazio e per una tipologia, un genere che in qualche modo spiazzano, non tanto perché all'Opéra Comique si facessero soltanto cose comiche, ma perché l'Opéra Comique prevedeva un tipo di rappresentazione che alternava il parlato e il cantato. E questo probabilmente è stato uno dei motivi per cui quest'opera all'inizio, proprio nelle primissime rappresentazioni, non ebbe un grande successo. Fu ricevuta piuttosto freddamente. Una sola persona capì che si trattava di un capolavoro ed era lo scrittore, poeta e anche critico Théodore de Banville, l'unico intellettuale francese dell'epoca che ne parlò bene. Per
Per il resto, invece, l'opera ricevette critiche piuttosto fredde e la più ricorrente, frequente di queste critiche e la più sbalorditiva per noi oggi, Carmen fu accusata di mancanza di melodia. C'è un'opera in cui ci sono gran parte delle arie, delle melodie più famose della storia del teatro d'opera, fu accusata di mancanza di melodia. Ma come vedremo, probabilmente questa accusa, che è totalmente sbagliata naturalmente, però ha un fondamento preciso. Bene, sta di fatto che Bizet, che già soffriva, non stava tanto bene in salute, immediatamente dopo ebbe un'angina e soprattutto aveva una natura molto sensibile, molto emotiva. Si sostiene che il fatto che Bizet sia morto soltanto 3 mesi dopo la prima, il 2 giugno del 1875, dipende in parte anche da questo insuccesso. Ebbene, questo insuccesso e la morte di Bizet paradossalmente sono però alla base della grande fortuna di Carmen. Immediatamente dopo la morte del compositore l'opera spicca il volo. Come spicca il volo? In una maniera molto singolare. Viene richiesta a Vienna, all'Opera di Vienna, e il Teatro di Vienna impone però di eliminare le parti parlate, chiede dei recitativi. Questo avviene Bizet vivente, ma Bizet non riesce a realizzare questi recitativi. Ha fatto alcuni tagli alla partitura dopo il fallimento della prima, non lavora sui recitativi. Dopo la sua morte comincerà a lavorare ai recitativi un suo fraterno amico, che era stato tra l'altro come lui un vincitore del Prix de Roma, la famosa borsa di studio francese, che era Ernest Guiraud. Guiraud aggiusta alcune parti dell'opera, scrive tutti i recitativi, quindi elimina le parti parlate, accorcia i dialoghi, li realizza in forma musicale, recuperando temi dell'opera, inserendo in alcuni casi anche temi di altre composizioni di Bizet, dell'Arlésien in particolare. In questa forma Carmen ha un successo strepitoso, enorme, e comincia un giro trionfale, che ancora non è finito naturalmente. Il paradosso di quest'opera è che è quasi impossibile sentirla nella versione originaria, sia perché lo stesso Bizet ha fatto dei tagli subito dopo la prima, sia perché nell'immaginario della maggior parte degli ascoltatori alcune scene sono costruite in un certo modo, ma Bizet aveva previsto magari degli interludi orchestrali o una prosecuzione di un arioso o cose di questo genere. Ci sono delle edizioni critiche, guardate quanto sono ponderose, che comprendono tutti i materiali e vi assicuro che è difficilissimo oggi trovare un'incisione che comprenda tutti questi materiali. È una sorte singolare, no? Nella maggior parte dei casi per i grandi capolavori andiamo sempre alla ricerca della versione originale, cioè dell'idea originaria del compositore. In Carmen invece andiamo alla ricerca della versione più efficace, probabilmente che in alcuni casi forse addirittura non dipende da scelte del compositore, per ragioni di forza maggiore, come vi ho detto. Carmen è un'opera che i musicologi esaltano giustamente, è un'opera straordinaria, la seconda più eseguita al mondo, l'abbiamo appena sentito, e normalmente si mette l'accento su due elementi di questa partitura, due elementi fondamentali. Il primo di questi è il realismo, cioè il fatto che l'opera ha un'ambientazione, oggi potremmo dire, nell'ambito del sottoproletariato. Voi pensate che la tragedia, l'opera realistica, era nata da pochi decenni, 2 decenni appena abbondanti, La Traviata di Verdi, 1853, cioè l'opera contemporanea, una sorta di tragedia borghese, messa in musica, nasce nel 1853, nel 1875 già viene soppiantata da una tragedia invece sottoproletaria. E questo aspetto è il primo aspetto che viene in genere sottolineato della Carmen. Sottolineato, ed è più che giusto sottolinearlo, perché cercheremo di parlarne, non abbiamo il tempo di parlare di tutto, questa è una partitura sconfinata naturalmente, perché nella Carmen le ispirazioni popolari e popolaresche, il tono popolare, i brani che in qualche modo nella tradizione operistica fino a quel momento costituivano una sorta di sfondo, erano delle parentesi di colore,
Bene, nella Carmen invece questi momenti diventano fondamentali. Cioè, effettivamente l'azione procede davvero attraverso la banera del primo atto, la segheria del primo atto, la danza canzone boema del secondo atto, la corrida. Cioè, questi aspetti che sembrano semplicemente degli sfondi, in realtà in Carmen diventano addirittura più importanti degli elementi convenzionali, elementi che peraltro ci sono, naturalmente. E quindi è forse la prima volta che succede nella storia dell'opera. Una danza, una canzone coloristica, non sono semplicemente dei pezzi che danno risalto alla vicenda per contrasto, come succede nel Trovatore, nella Traviata, ma sono essi stessi la vicenda. Anzi, se volete, cercheremo di parlare di questo, sono esattamente le scene liriche che finiscono per essere uno sfondo. Questo è uno degli aspetti più innovativi, più rivoluzionari di quest'opera. Secondo aspetto, quindi da una parte c'è questa matrice popolare, no? Fondamentale in quest'opera. Il secondo aspetto che è strettamente collegato è il colore locale, l'idea folclorica. Cioè l'idea di dipingere una Spagna musicale come fino a quel momento forse non era stato fatto. E in effetti Bizet usa delle vere melodie andaluse. La più famosa, che viene citata tra l'altro da una fonte molto interessante, addirittura questa melodia l'aveva trascritta Garcia, il padre della Viardot, il padre della Malibran. Questo è l'inizio del quarto atto, l'entr'acte, il piccolo interludio strumentale che apre il quarto atto. Il carattere evidentissimo spagnolo, questa è una vera melodia andalusa. Più avanti Bizet addirittura non resiste alla tentazione di citare il materiale quasi stereotipo della Spagna musicale. Il cosiddetto tetracordo frigio discendente, che è proprio uno dei simboli musicali, uno dei cliché della Spagna musicale. Quindi questi due aspetti insieme sono fra le novità dirompenti di quest'opera. Forse fra le ragioni per cui non ebbe un successo immediato, ma anche fra le ragioni per cui gran parte dei musicisti in tutta Europa rimasero stregati da questa musica. Qualche nome? Beh, i più insospettati. Wagner adorava la Carmen. Brahms, Johannes Brahms, che rifiutò di scrivere opere per tutta la vita, ammiratore di Johann Strauss, impazziva per Carmen. Verdi, nonostante il fatto che Carmen in qualche modo si rifà a composizioni verdiane, per un certo verso le porta anche più avanti la poetica, il caso della Traviata, per esempio. Se volete, questo esotismo è il caso della Ida, no? Immediatamente precedente, pochi anni prima. Bene, Verdi riconosce la grandezza di questa musica al primo ascolto. La sente qualche anno dopo la morte di Bizet e c'è una lettera in cui dice: ho sentito quest'opera meravigliosa, capisco perché tutti ne parlano bene. Questa è la base della fama di Carmen. C'è però un altro elemento, e siccome siamo a Torino è bello citarlo, Carmen diventa famosissima perché un celebre intellettuale, un intellettuale discusso, controverso, ma straordinario, geniale, ne fa la base di una polemica contro Wagner. Questo intellettuale, vi dicevo, è collegato a Torino perché è Friedrich Nietzsche, e Nietzsche scrive nel 1888 una famosa lettera da Torino che chiama Il caso Wagner, Der Fall Wagner, e la teoria, la tesi di questo articolo è che Bizet sia l'anti-Wagner. Lui dice: tanto Wagner mi risulta pesante, lui dice per esempio l'orchestra di Wagner per me è come uno scirocco, fa sudare appena la sento.
no? Cioè, invece l'orchestra di Bizet riesco a sopportarla perché ha quest'aria tersa che è tipica dei paesi mediterranei, no? Lui arriva a dire addirittura bisogna mediterranizzare la musica. Bizet lo ha capito e ci dice che Bizet è stato forse il primo che è riuscito a cogliere questo aspetto, questa qualità mediterranea, no? Musicale. E Nietzsche scrive alcune cose veramente interessanti. È un saggio enorme, è un saggio essenzialmente che parla di Wagner, ma comincia parlando di Bizet e contrapponendolo a Wagner. Vi leggo una frase, basta una sola frase. Una frase fondamentale, essenziale. Cosa dice Nietzsche? Dice: c'è una visione dell'amore in Bizet che non è il sentimentalismo di Senta, Senta è la protagonista dell'Olandese Volante, ma è un amore inteso come natura. No? C'è questa naturalità e anche questa parla anche della sensualità, appunto, l'aspetto mediterraneo. Ma la cosa più bella dice: come viene ottenuto questo risultato musicalmente? Senza smorfie, senza battere moneta falsa, senza la menzogna del grande stile. Questa è una grande intuizione, vedremo perché. Finalmente l'amore ritradotto nella natura, l'amore come fatum, come fatalità, cinico, innocente, crudele e appunto in ciò natura. E lui continua poi dicendo: Bizet è l'unico musicista che conosco che tratta l'ascoltatore come una persona intelligente. Cioè, al contrario di Wagner, che normalmente deve sempre dirci il modo in cui dobbiamo ascoltare la sua musica, no? Ora, l'aspetto interessante è che Bizet, da quel grande musicista che era, aggiornatissimo tra l'altro, non rinuncia affatto ad utilizzare nella sua partitura alcune scoperte wagneriane. Una per tutte, ci sono dei leitmotiv. Sapete cosa sono i leitmotiv? I temi conduttori. Sono dei temi, dei motivi più o meno brevi, più o meno, ma sempre comunque molto scolpiti, molto riconoscibili, che identificano alcuni elementi della trama. Possono identificare un personaggio. Possono identificare un oggetto, quindi nella tetralogia di Wagner c'è il tema della lancia, il tema della spada, il tema dell'anello, il tema dell'acqua. Possono identificare un sentimento, allora c'è il tema del desiderio d'amore, no? E l'intera partitura è costellata di questi temi che riappaiono tutte le volte che un certo personaggio, un certo oggetto è in scena o anche solo quando viene nominato, no? Questa è una cosa che, per esempio, Debussy detestava. Diceva che la musica di Wagner appiccicava un'etichetta a qualunque cosa che succedesse, quindi era tutta fatta di questi segnali indicatori che servivano a non perdersi durante la partitura. C'è qualcosa di vero, oggettivamente. Bizet distilla questo elemento, usa dei temi conduttori, usati in maniera chiarissima, identificano dei personaggi. Beh, questo lo sentiamo fin dall'ouverture introduttiva, forse non c'è neanche bisogno che ve la faccia sentire, ma vale la pena. Questo è il tema che tornerà nel quarto atto, il tema della corrida. Naturalmente non è pianistico, lo sentite perfettamente, è molto difficile da suonare con tutte queste note ripetute. Questo tema tornerà nel quarto movimento, nel quarto atto, scusate. E in che modo Bizet costruisce questa ouverture? Come un piccolo poema sinfonico. Unisce temi che torneranno a connotare i momenti fondamentali dell'opera. Questa è la corrida, quindi da una parte è lo sfondo del quarto atto, ma d'altra parte è anche il colore locale. La immediata introduzione dell'elemento spagnolo. La corrida si interrompe improvvisamente. Altra tonalità, lo sentite, no? E qui entra un nuovo tema, sapete benissimo chi è il personaggio.
Questo è il tema di Escamillo, il tema del torero, ossia del rivale in amore di Don José, no? Poi riprende... Quindi abbiamo una A, la corrida, una B, il tema di Escamillo, una ripresa della A e poi c'è improvvisamente... Sembra che tutto sia finito, che questa ouverture sia in forma A, B, A, e invece adesso Bizet ci fa sentire un altro tema. È un tema, sentite, costituito da poche note che si ripete, che ha un carattere più ossessivo, più inesorabile. Come ce lo presenta Bizet? Interessante, perché lui nell'ouverture ce lo presenta in forma tragica, lento, andante moderato, espressivo e tutta forza. Quindi che una connotazione tragica, evidente. Però questo è il tema che nel corso dell'intera opera identifica il personaggio di Carmen. È il tema di Carmen. Sì, in questa ouverture, intorno alla Spagna, alla corrida, noi sentiamo Escamillo e Carmen. Due personaggi identificati attraverso due temi. E in effetti Escamillo entrerà in scena nel secondo atto cantando il suo couplet, cioè la sua aria basata su questo tema. Carmen entrerà in scena nel corso del primo atto introdotta esattamente da questo materiale. Vediamo se lo trovo. Eccolo qui. Sentite esattamente. Sentite che è lo stesso tema, evidente, no? Vedete come cambia carattere, però. Quindi in qualche modo l'ouverture ci presenta il personaggio di Carmen, ma ce lo presenta come se fosse la fine dell'opera. Questa è la morte di Carmen. Infatti il tema così lento tornerà nel corso del terzo atto e poi nel corso del quarto atto. Questo è per mostrarvi, semplicemente un accenno, la tecnica del leitmotiv, in che modo viene utilizzata da Bizet per identificare dei personaggi fondamentali. Ora, cosa interessante, no? C'è un tema per Escamillo, c'è un tema per Carmen, c'è un tema per la corrida, c'è un tema per Micaela, la fidanzata di Don José, c'è un tema che ricorda la madre di Don José, c'è un tema dei contrabbandieri, non c'è un tema per Don José. Don José non ha nessun tema che lo identifica nel corso dell'opera. Perché questo? Ma provo a dare una mia risposta. Probabilmente perché è l'unico personaggio che nel corso dell'opera cambia, si trasforma. Cioè lui viene letteralmente trascinato dagli eventi, travolto dagli eventi. E infatti c'è chi dice, giustamente, che Carmen in realtà non è la tragedia di Carmen. Carmen fin dall'inizio dice l'amore non ha legge, io scelgo chi mi pare, se devo morire muoio piuttosto che cambiare idea. Ferma come una roccia. E Don José invece cambia in continuazione. Quindi c'è chi dice che la tragedia della Carmen sia la tragedia di Don José in realtà. E in effetti la fonte letteraria a cui si rifà Bizet, si rifanno i due suoi librettisti, Meillac e Halévy, è una novella di Mérimée, che è molto precedente, addirittura era già uscita negli anni 40 dell'Ottocento. In questa novella Don José parla in prima persona. C'è una piccola introduzione, poi dopo il protagonista, che è Mérimée stesso, ritrova Don José in prigione, condannato a morte per aver ucciso questa gitana, e lui le racconta tutta la storia.
Quindi il protagonista della novella è Don José. Lui parla del modo in cui questa donna ha provocato la sua perdizione totale. E questa è la storia di quest'opera. Dal punto di vista musicale c'è questo riflesso interessante. Don José non ha un tema che lo identifica. Cambia identità, muta continuamente. Nel primo atto Don José canta, per esempio nel duetto con Micaela, canta in questo modo. Questa soavità, questa leggerezza. Beh, nell'ultimo atto, nell'ultima scena addirittura, quando poi finirà per uccidere Carmen, canta, l'indicazione scenica è incredibile, praticamente Bizet, l'ultimo intervento di Don José, prima del momento in cui lui viene scoperto, dice potete arrestarmi, l'ho uccisa io, lui canta éperdu, perduto, senza neanche più ritrovare se stesso, e canta per l'ultima volta demone, questo grido strozzatissimo. Ossia il personaggio passa vocalmente dalla soavità del duetto nel primo atto con Micaela a una voce addirittura perduta, quasi non più identificabile. Solo certi personaggi verdiani hanno un'evoluzione di questo tipo. Violetta, tanto per dirne uno, o se volete Otello. Verdi ci dice alla fine dell'Otello, Otello non ha più voce, è spossato fisicamente e moralmente, non può cantare se non a voce semispenta, velata, e qui Don José può cantare solo con voce strozzata. No? Quindi il corrispettivo dal punto di vista musicale nella struttura tematica, nella tecnica drammaturgica, è l'idea che Don José non è identificato da nessun tema. Se volete, anche questa è un'idea che viene da Verdi, dall'opera che ho già citato, Aida. Radames nella Aida non ha un tema conduttore. Amneris ce l'ha, Aida ce l'ha perfino il re, ce l'ha perfino Amonastro, Radames non ha un tema conduttore. In effetti, il povero Radames viene sballottato dagli eventi, è vittima degli eventi ed è costretto quindi a cambiare progressivamente. Questa è probabilmente una strategia drammaturgica sulla quale in questo periodo i compositori stavano riflettendo. Quindi vedete, Bizet, per sorreggere la concezione completamente innovativa di cui vi ho parlato, cioè l'idea intanto di questo tono popolare spagnolo, questo esotismo che diventa protagonista, e in più questo rovesciamento della prospettiva, dove le parti serie, liriche, nobili sono quasi uno sfondo rispetto alle parti popolaresche, è un rovesciamento completo dell'estetica operistica del tempo. Per sorreggerlo Bizet si appoggia a delle convenzioni molto moderne, perfettamente aggiornate, si ispira a delle convenzioni che fanno parte del teatro della sua epoca. Ve ne cito un'altra importantissima, che è la tecnica, anche questa verdiana, la tecnica del fuoriscena. Continuamente in Carmen, in scena succede qualcosa e fuori scena succede una cosa completamente diversa, che contrasta. Nel duetto del secondo atto, Carmen, felice che José l'ha raggiunta, danza per sedurlo, c'è questo momento di estasi, di ebbrezza, si comincia a sentire la tromba fuori scena, è la ritirata del reggimento di Don José, lui dice io me ne devo andare, a quel punto lei si infuria, questo rovescia completamente la situazione. Alla fine del terzo atto, dopo che José è stato praticamente ha saputo che la madre sta morendo, deve tornare, se ne va, quindi Carmen gli dice fai bene ad andarti, la nostra vita non fa per te, lui dice guarda ci rivedremo, questo momento di grande tensione, fuori scena si sente il canto de Scamillo. Anche questa tecnica verdiana, pensate al Duca di Mantova che si allontana nell'ultimo atto del Rigoletto e Rigoletto è lì con Gilda nel sacco, no? Capite come il fuoriscena usato totalmente a contrasto, ma il punto più forte naturalmente è il contrasto fra la tragedia, l'uccisione che avviene in scena alla fine del quarto atto, la scena fra José e Carmen, e invece la corrida in cui Escamillo sta trionfando fuori scena.
Questa è una caratteristica proprio del teatro che i grandi compositori hanno usato in maniera straordinaria. L'idea di costruire uno sfondo totalmente contrastante su cui si staglia un protagonista che magari è disperato, una festa sullo sfondo e una disperazione o una trama terribile, si tramano assassini, pensate all'inizio del Rigoletto, pensate all'inizio della Traviata anche, no? La festa e il duetto, la festa che è lo sfondo. Questa tecnica nella Carmen Bizet la porta a un livello superiore a tutti i suoi predecessori. Viene continuamente utilizzata in continuazione e il significato muta continuamente. Ora, vi ho detto che Carmen è ispirata a questa novella, che tra l'altro è un capolavoro, vi consiglio di leggere, la novella di Prospero Mérimée, che si chiama Carmen. E tra l'altro la novella di Mérimée è in tre parti. C'è questa introduzione che ci presenta il personaggio di Don José, c'è la parte centrale molto ampia ed è il suo racconto, il racconto dell'infatuazione per questa donna, la decisione di disertare e la rovina, la morte, lui è condannato a morte lì. E poi c'è una terza parte, molto singolare, perché è come se lui concludesse con un piccolo capitolo che oggi chiameremmo etnografico. Cioè gli dice, ma sono sempre stato incuriosito dalle abitudini dei gitani, e quindi comincia a dirci, non so, il loro linguaggio ha queste caratteristiche, le etnie sono tre, questi ceppi. Cioè finisce questa novella con un piccolo saggio di antropologia culturale, singolare. Chissà che anche da qui Bizet non abbia preso l'idea di usare gli elementi popolareschi come cuore pulsante, come reale elemento strutturale alla base di quest'opera. Però evidentemente se Carmen è la tragedia di Don José, beh, in una novella, in un romanzo, in qualcosa di scritto che il lettore si trova davanti, ha il suo tempo, è lui che decifra, in una novella noi possiamo raccontare questo Don José chi è, da dove viene, che passato ha. Era questo bravissimo ragazzo che invece si perde completamente dietro questa donna. Bene, una novella è efficace raccontarlo, no? Si parte dalle origini, sono nato lì, mia madre era questa. In un'opera questo non si può fare, è impossibile. Diventa noiosissimo. Come facciamo a raccontare queste cose? Penso che capite il problema, no? Nell'opera, detto in un altro modo, ha senso ed è efficace solo ciò che si vede, solo quello che succede in scena. Altrimenti noi dobbiamo ricorrere alla narrazione, dobbiamo inventare un'altra tecnica, è quello che prova a fare Wagner, che infatti comincia la tetralogia dall'ultimo, il libretto comincia dalla morte di Sigfrido, anzi dal crepuscolo essenzialmente, e poi va indietro e l'opera invece lui comincia a comporla dall'antefatto. Deve inventare una tecnica musicale apposta, altrimenti nell'opera il racconto ha poco peso musicale. Quindi qual è la soluzione? Come facciamo a far capire chi è Don José? Ossia, per esprimerci in termini di tragedia classica, come facciamo a far capire qual è l'altezza dalla quale lui cade? Come si fa? Beh, la soluzione di Bizet e dei suoi librettisti è geniale. Inventano un personaggio, che in Mérimée non esiste, che è Micaela. Questa ragazza dolce, delicata, buona, ingenua, continuamente nel libretto si dice ingenuamente, ingenuamente. Questa ragazza rappresenta il passato di Don José. E che succede dal punto di vista musicale? Quando questa ragazza è in scena, lei canta, vediamo se vi trovo l'aria del terzo atto, per esempio. Canta con questo stile. Non c'è speranza, non lo trovo. Beh, vi faccio sentire di nuovo il duetto del primo atto. Questo è lo stile di Micaela. Canta così. E poi continua.
Sentite che è uno stile, esageriamo, è uno stile quasi da salotto, è uno stile da romanza. Ossia è, non penso che sia una caricatura, è il tentativo di, da parte di Bizet di essere molto sincero, ed è lo stile lirico per eccellenza, antidrammatico, il canto, tema della madre, ancora dopo. Sentite che questo stile è proprio tutto basato sulla melodia. Questo è lo stile lirico. Ora, attenzione, l'opera seria nel periodo di Bizet, negli anni anche subito immediatamente precedenti, i francesi la chiamavano il drame lyrique, il dramma lirico, basato sullo stile lirico, no? Bizet costruisce uno stile in cui l'elemento lirico è uno sfondo. E addirittura inventa un personaggio al quale è quasi soltanto riservato lo stile lirico. Se noi andiamo a vedere quali sono i pezzi effettivamente lirici, cioè i pezzi che hanno una caratteristica in linea con lo stile dell'opera francese di questo periodo, nella Carmen sono pochissimi. Il duetto fra Micaela e Don José, nel primo atto, questo. L'aria di Micaela nel terzo atto. L'aria del fiore di Don José all'interno del duetto del secondo atto, fine. Non ce ne sono altri. Frammenti, piccolissimi frammenti. Questo vuol dire che, come vi dicevo, Bizet rovescia, questa è un'operazione rivoluzionaria, rovescia i tradizionali rapporti drammatici e drammaturgici all'interno dell'opera. In un'opera, normalmente in un'opera seria, le scene di colore, le scene pittoresche, le scene popolaresche sono lo sfondo su cui si staglia la vicenda seria, che è cantata con uno stile lirico drammatico. In questo caso, invece, Bizet rovescia completamente il principio drammaturgico. È lo stile lirico che diventa uno sfondo. E invece le scene popolaresche, cioè le scene di carattere, sono quelle che portano avanti l'azione. Cosa ci resta in mente? Ditemi un po', voi tutti quanti penso conoscete la Carmen, almeno la maggior parte di voi, no? Vi resta più in mente questo duetto, pure bellissimo, o l'aria precedente? Cosa ci resta più impresso? Evidentemente, no? Questa è la famosa abbanera della Carmen. E che ci dice Bizet nella partitura originaria? Lui dice abbanera, abbanera, poi se volete vi dico da dove viene la parola abbanera, è molto interessante, imite di una chansone spagnola. Ossia, imitata da una canzone spagnola. In effetti il ritmo di abbanera che noi conosciamo essenzialmente grazie a Bizet, grazie a quest'aria, diventerà, per esempio, un quarto di secolo più avanti, per Debussy, il simbolo stesso della Spagna musicale, da cui lui era ossessionato. Debussy scrive una quantità di pezzi ispirati alla Spagna, Iberia, Serenata interrompue, La Puerta del Vino. Che è lo stesso identico ritmo, il ritmo di abbanera. Bizet inaugura questa idea
Questo ritmo diventa l'emblema stesso della Spagna e in particolare per un curioso gioco, una specie di transfer culturale, diventa l'emblema dell'Andalusia, quando invece la banera, beh, lo dice il termine, in origine è una danza cubana dell'Havana. Quindi una danza che è frutto dell'influenza spagnola, ma nei Caraibi. Torna in Spagna e viene quindi identificata come una danza spagnola. Che altro c'è? Sempre in questo primo atto? Forse il momento più sublime del primo atto, è un'altra danza, questa un po' più sconosciuta, la seguidilla. E anche questa modalità, il fatto che il modalismo intendo, cioè il fatto che la melodia non è costruita secondo le leggi della tonalità. Qui siamo. Qui adesso diventa ancora più esplicito. Abbassa tutti i gradi, quindi sta pensando non in senso tonale ma in senso modale. La modalità di che cosa è tipica? Non della musica colta occidentale, quindi non dello stile operistico, è tipica del canto popolare, è tipica dello stile popolare. Quindi cominciamo a capire, sto cercando di portarvi molto gradualmente perché i discorsi sono complessi, ma è importante capire queste cose per capire la grandezza di Carmen, perché è un'opera che ci lascia sbalorditi, no? Ma la cosa più bella è capire perché ci lascia sbalorditi, cioè che cosa costruisce Bizet, in che modo costruisce questa totale novità drammaturgica, come viene costruita? Beh, abbiamo a che fare quindi con una dicotomia costruita. Don José, che in realtà è il vero protagonista dell'opera, la tragedia è la sua, Don José è circondato da una parte da una fanciulla ideale, perfetta per lui, pura, però forse un po' noiosa, che canta con uno stile da salotto. E dall'altra da una selvaggia che lo porterà alla rovina, che canta con lo stile più sensuale, lo stile più immediato, quasi possessivo, no? Lo stile del canto e della danza popolare. E la maggior parte delle dicotomie in quest'opera sono costruite a partire da questo dualismo stilistico. È interessantissimo. Il duetto di Micaela e Don José, quello dolcissimo che vi ho accennato prima, questo duetto, ma c'è un istante in cui Don José si ferma, qui lui sta pensando alla madre, al villaggio natio, si ferma improvvisamente, riflette e come succede sempre nell'opera, l'interiorità del personaggio, il pensiero è espresso dalla musica. La musica ha questo scopo nell'opera, deve rivelare quello che c'è dentro, dentro di noi, no? E lo fa molto meglio delle parole, evidentemente. Allora finisce questo istante di duetto, che poi riprenderà, ma c'è una piccola parentesi, sentitela un attimo. Adesso conoscete questo tema, vero? È il tema di Carmen. Nell'istante in cui lui è tutto beato con questa ragazza che la madre le sta scrivendo di sposare perché è adatta per lui, i due sono abbracciati e cantano questo bellissimo duetto, lui ha improvvisamente il pensiero di Carmen e il linguaggio da...
perfetto stile lirico, improvvisamente sentite che dissonanza. E qui. Questa è una scala popolare, evidentemente, è una scala andalusa. Ossia il pensiero di Carmen, infatti qui Don José canta improvvisamente chi sait de quel démon j'allais être la proie, cioè chissà di quale demone potrei mai essere la preda, e l'opera finirà cantando per l'ultima volta démon, vieni con me o meno, la stessa parola, no? Carmen, e Carmen è il demone evidentemente. In questo istante la musica cessa di essere tonale, cessa di essere lirica. Dite un caso? Allora vediamo la controprova, vediamo che succede nel duetto di Carmen e Don José nella seguidia, alla fine dell'atto, no? È il tema che vi ho già fatto sentire, questo duetto meraviglioso che appunto comincia... E poi è tutto in ritmo di danza. Sentite il modalismo? Questo scivolamento non fa parte delle leggi tonali. E lei canta tutta questa sua meravigliosa canzone, cantando del suo amico Lila Spastia sulle mura di Siviglia, dove andrà, berrà la manzaniglia, e il suo fidanzato in realtà l'ha mandato a quel paese, quindi se c'è qualcuno qua vicino lei è pronta a prenderlo. E a un certo punto José, che già era abbastanza stordito dalla personalità di questa gitana, no? L'aveva dovuto arrestare, le aveva tirato il fiore, lei, il dialogo precedente, lei già dice, ma tanto lo so, ti ho mandato quel fiore è stregato, tu mi stai già amando. Quindi lui non sa bene che fare. A un certo punto interrompe questa danza e gli dice, basta, devi tacere, ti ho detto di non parlare, non mi devi parlare. E lei risponde, ma io non ti parlo affatto, canto da sola, sto cantando per conto mio. Canto pour moi-même, je chante pour moi-même, et je pense, e penso, qui cambia tono, no? Non è proibito pensare. C'è una piccola eco della seguidilla. E lei canta, je pense à certaines, cioè, penso a un certo ufficiale, sentite come si modifica la melodia. A un certo ufficiale, e adesso lei passa in modo maggiore, cioè si impossessa per un attimo, per fregare il povero José, si impossessa dello stile lirico, che mama e che a mia volta potrei anche amare. E torna alla danza. Che ha fatto? Ha insinuato questo sospetto, questa promessa. Come lo ha fatto? Lo vedete? Scendendo sul piano lirico, scendendo, salendo, quello che volete, che è il piano familiare a José in questo atto. Quello che era successo nel duetto fra José e Micaela, che all'interno del tono lirico si insinua invece improvvisamente questa modalità, questa torsione non tonale, qui succede esattamente il contrario, c'è un attimo in cui lei qui sta chiaramente recitando, nel secondo atto c'è un istante in cui pensiamo che lei sia veramente innamorata di José, no? Qui chiaramente lei vuole semplicemente scappare, per ingannarlo, che fa? Ha questa abilità, questa furbizia sensuale, meravigliosa, scende sul piano suo, improvvisamente la frase è lirica, no? Riprende la seguidilla, il povero José non capisce più nulla, a un certo punto si ferma e canta Carmen,
Je suis comme un homme ivre, sono come un uomo ebro, non capisco nulla. Ma se io cedo, se ti lascio andare, tu manterrai la tua promessa? Ah, se io ti amo, Carmen, tu mi amerai? E cosa canta qui? Je suis comme un homme ivre. Riprende la stessa frase che Carmen gli aveva cantato. Capite, no? In che modo un grande compositore ci mostra il processo drammaturgico in atto attraverso la musica, perché l'opera è drammaturgia musicale, cioè è la musica che conduce il dramma. Capite? Credo che si capisca cosa succede. Ma la cosa straordinaria è che questo è ottenuto attraverso mezzi che il compositore ha stabilito man mano nel corso dell'opera. Quindi il prevalere dell'elemento popolare, modale, non tonale rispetto all'elemento lirico è esattamente il prevalere che la personalità di Carmen, il suo inganno, la sua magia, il suo fascino, la sua sensualità, Nietzsche, no, la sua naturalità, riesce ad esercitare sul mondo invece più colto, più in qualche modo convenzionale di Don José. Credo che il processo drammatico sia abbastanza chiaro, no? Vi sottolineo soltanto due cose. Una, forse casuale, ma mi piace pensare che non sia casuale, questo improvviso giro armonico, quando lei dice sì, 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 danzeremo insieme la seghedia e berremo la manzanilla da Lilla Spastia, cioè dopo che lui ha risposto al tono lirico, sentite l'armonia. Ora, questo giro armonico è esattamente lo stesso che usa Beethoven nel finale di una delle sue sonate più innovative. Forse conoscete questa sonata, la grande sonata opera 31 numero 2. Qual è il soprannome ottocentesco, non beethoveniano, quindi non autografo, del tutto apocrifo, di questa sonata? Qualcuno di voi lo sa? La tempesta. Forse non è un caso che nel momento in cui nell'animo di Don José ormai si aggira una tempesta non solo ormonale ma totale, Bizet fa ricorso a questo istante. Credo che sia una chiara citazione beethoveniana. L'altro aspetto che volevo sottolinearvi è questo meraviglioso «et je pense», e penso. Avete sentito come cambia il tono, no? Cambia il tono perché? Perché qui noi abbiamo Don José che gli dice «taci, t'ho detto di non parlarmi!» Tutta l'orchestra, e improvvisamente Carmen dice «io non ti parlo, je ne te parle pas. Je chante pour moi-même». Je chante pour moi-même, archi soli. Questo suono degli archi, con un po' di vibrato, che improvvisamente rilassano, sciolgono, fanno librare queste parole, je pense. E, d'accordo, è una trovata. La strumentazione, lasciare gli archi da soli improvvisamente con questo suono un po' più caldo, un po' più sensuale, no? Beh, qui funziona perfettamente, ma il fatto è che Bizet nell'opera lo fa in continuazione, almeno 4 volte. Primo ingresso di Carmen, questo magari ve lo faccio anche sentire, ma ve lo accenno. Subito prima di questo, Carmen è entrata in scena, vi ho detto come entra in scena, no? E ci sono tutti i giovani del paese che la aspettavano. Lei arriva finalmente e le dicono: Carmen, noi vogliamo venirti dietro, dici quando, che giorno tu ci amerai. E lei, per la prima volta che la sentiamo cantare nell'opera, dici di nu che il giur tu nos amerà, no? Lei dice, quand je vous aimerai? Quando vi amerò? Ma foi, je ne sais pas.
giuro, non lo so. Poi dice, peut-être jamais, forse mai. E qui è accompagnata dai fiati. Poi si volta e dice, peut-être demain, forse domani. E qui è accompagnata dagli archi. E poi, tipico di Carmen, lo sberleffo. Mais pas aujourd'hui, c'est certain, ma di sicuro non oggi. Io credo che questo sia l'ingresso in scena di un personaggio più indimenticabile della storia dell'opera. Più di Otello che arriva esultate, più di... Non mi viene in mente un altro esordio di un personaggio in cui quattro tocchi, avete visto? Quand je vous aimerai, ma foi, je sais pas, fiati, peut-être jamais. Peut-être demain. Sberleffo. Ma di sicuro non oggi. C'è tutto. C'è la seduzione, c'è la strafottenza, c'è l'ironia, c'è anche questa decisione implacabile, no? Veramente qui Bizet ha fatto un miracolo. L'uso degli archi, beh, posso farvi sentire un altro istante, non voglio tenervi troppo, ma vi faccio sentire un altro frammento, e questo è l'ingresso di Escamillo, eccetera, che abbiamo già sentito. Bene, sentite che cosa succede alla fine della aria, dei couplet più esattamente, di Escamillo. Escamillo finisce di cantare questa sua scena, e cantando, e ci sono degli occhi neri che ti accompagneranno. Finisce, il coro riprende la strofa, Toreador, en garde, Toreador, Toreador, poi improvvisamente ci sono le tre gitane, Mercedes, Frasquita e Carmen, che appena è finito dice, e che l'amore ti attende, finisce la strofa. No? Allora, Mercedes canta, l'amour, e Escamillo risponde, l'amour. Frasquita canta, l'amour, e Escamillo risponde, l'amour. Carmen se lo guarda e gli dice, l'amor. E lui risponde. Ora, Mercedes. Questi sono flauti e oboi. Fraschita. Clarinetti e corni. Carmen. Sentite l'accordo cosa diventa? E questi sono archi soli. Ancora una volta, passaggio dai fiati agli archi. L'effetto è un aumento della, come posso dire, della temperatura, verrebbe da dire ormonale, questa è di Escamillo in questo caso, ma sicuramente della temperatura sensuale, se fosse possibile misurarla. Beh, qui sale di parecchi decibel di colpo. Sono già tre ricorrenze, no, di quest'uso improvviso degli archi contrapposti ai fiati. Nel quintetto con i contrabbandieri, all'inizio del secondo atto, c'è un istante in cui lei gli dice: Ma io non vi voglio seguire, no? Perché non ci vuoi seguire? Si ferma tutto e lei dice: La ragione è che in questo momento sono innamorata, je suis amoureuse. E lì restano soltanto viola e violoncelli improvvisamente. Quindi, evidentemente, Bizet, con una sottigliezza straordinaria, ha l'idea di seguire alcuni temi. Essenzialmente il tema, questa impalpabile mediterranea africana, dice Nietzsche addirittura, la sensualità, no? La sensualità forse non era mai entrata così nettamente, così, in maniera così dirompente all'interno del teatro musicale, forse alcuni istanti mozartiani. Solo Mozart ha raggiunto il livello di Bizet in questo. Di sicuro non c'è riuscito Verdi, non c'è riuscito Donizetti, non c'è riuscito Wagner. Questi due compositori hanno questa particolarità, no? Che veramente la sensualità animalesca esce, prorompe e bastano mezzi musicali poverissimi, come vedete. Quindi, beh, vi sto mostrando un po' di dicotomie, no? Il contrasto è sempre la forza motrice di ogni opera. Bisogna vedere in che modo il compositore esplora il contrasto. Qui il contrasto più impressionante è fra tono popolare e tono lirico, tonalità e modalità. Ci sono molti corollari, per esempio l'uso del cromatismo, ma qua andiamo forse un po'
entriamo troppo nel dettaglio. Lo stile lirico è anche vocale, contrapposto invece a uno stile popolare molto più netto, sillabico, molto meno cantato, molto meno melodico, molto meno, per usare un termine del tutto anacronistico in quest'epoca, meno belcantistico, d'accordo? Vi faccio sentire il momento cruciale dell'opera, il duetto fra Carmen e José nel secondo atto. José è tornato, Carmen è venuta a sapere che lui, per averla aiutata a fuggire, è andato in prigione, ha perso i gradi, è stato degradato. Lui si presenta ugualmente in questa locanda da Lilla Spastia, si presenta ugualmente e lei è talmente conquistata da quest'uomo che ha fatto questo gesto, che è andato in prigione per lei, no? Che decide di ballare per lui. Cioè, l'inizio di questa scena di seduzione è un ballo, guarda caso, ancora una volta il tono popolare, no? Qua c'è uno dei fuoriscena più impressionanti dell'opera. Le trombe che cominciano a suonare la ritirata in lontananza. José se ne accorge e la ferma, gli dice no, ferma, mi dispiace, ma purtroppo io devo andare via. No, anzi dice, ci sono le trombe, questa è la ritirata. E Carmen naturalmente dice benissimo, beh, molto meglio, così posso cantare anche con la musica. E ricomincia. E lui dice no, guarda, mi dispiace, non hai capito, io me ne devo andare, devo tornare al quartiere o quartier pour la paix, devo tornare. E a questo punto lei si infuria, dice ma non ho capito, cioè, sono stata talmente stupida ad aver pensato per un attimo di amarti, e tu che devi fare? Devi tornare al quartiere per l'appello. Penso che abbiate presente il tono di questa scena, no? Danza di Carmen. Accompagnata, si accompagna da sola con le castagnette, con le nacchere, improvvisamente su questa si comincia a sentire in lontananza, e qui Bizet scrive un virtuosismo, cioè la fanfara della ritirata si sovrappone alla danza. D'accordo? Lui si accorge di questa ritirata, Carmen a questo punto capisce la situazione, si sfoga, ah, j'étais vraiment trop bête, sono stata veramente troppo stupida, guardate, io avevo addirittura pensato di poterti, e invece sono qui e danzo e canto per divertire Messier, che però invece appena suona la ritirata, taratata, è costretto a scappare. Qui proprio lo prende in giro crudamente. Poi succede una cosa che purtroppo nella maggior parte delle esecuzioni oggi noi non sentiamo. Questa è la versione originale ed è straordinaria. A un certo punto José resta quindi colpito, sferzato da Carmen, no? Resta e dice no, ma guarda, sei male a tua, fai male a prendermi in giro, perché io soffro di partire, perché jamais femme avant toi, non jamais femme avant toi aussi profondément avait troublé mon âme. Cioè nessuna donna aveva mai turbato così profondamente la mia anima prima di te. E lui canta questa. Cosa torna qui? Il nostro vecchio amico, lo stile lirico. Evidente, no? Lo sentite? È chiaro? Sì? Vabbè. Ora, normalmente noi sentiamo questo. Lui finisce di cantare. E Carmen che attacca, ta 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 ta, mon Dieu c'est la retraite,
l'aveva già cantato prima, no? Cioè, fa il verso alla ritirata, alle trombe, per prenderlo in giro. In realtà l'idea originaria di Bizet è molto più sottile, secondo me molto più efficace a livello drammaturgico. José finisce di cantare la sua frase lirica, «Jamais femme avant toi aussi profondément». Avez troublé mon âme. E Carmen cosa fa? Riprende esattamente la stessa linea che José ha appena cantato. Cioè, riprende il tono lirico, ma il libretto dice «en exagérant les tons passionnés de Don José», cioè prendendolo in giro. Gli fa il verso riprendendo il tono lirico, no? Mon Dieu, c'est la retraite. Ossia, addirittura dal punto di vista proprio della scrittura musicale, Carmen o rifiuta il tono lirico di Don José e quindi parla, canta sempre su un tono o popolaresco o di recitativo. Si rifiuta di accettare il tono lirico. Nel primo atto lo usa in un solo istante, quando? Per sedurlo, si mette sul suo piano e lui ci casca immediatamente. In questo atto lei è talmente sdegnata che riprende il tono lirico per fargli il verso, per prenderlo in giro, che è un gesto senza precedenti nella storia dell'opera. Cioè il tono lirico diventa, come posso dire, il simbolo stesso del rifiuto dello stile operistico, cioè il rifiuto della drammaturgia musicale. Il tono lirico, allora si ferma tutto. No. Guarda, senti che cosa hai cantato, ti faccio il verso, anche più melenso di te, no? Capite, no? Cosa impressionante. Questo significa, c'è chi considera a ragione Carmen un personaggio rivoluzionario, no? Sicuramente un personaggio ribelle. Beh, addirittura qui la ribellione di Carmen è contro lo stile lirico, cioè contro la convenzione dell'opera del tempo, che infatti Bizet distrugge con questo singolo gesto. Scrive un'opera, le altre sue, pur essendo belle e interessanti, alcune più, alcune meno, nessuna raggiunge neanche minimamente il livello di Carmen. Qui lui ha addirittura la forza di scagliarsi espressamente, vedete, attraverso la drammaturgia. Quindi è una dichiarazione di intenti, ma allo stesso tempo è profondamente funzionale alla drammaturgia. Ripeto, purtroppo questo istante non lo sentiamo quasi mai, non viene quasi mai eseguito, perché Bizet, dopo il fallimento della prima, decise di toglierlo. Invece è un gesto straordinario, andrebbe assolutamente recuperato. Trovate delle esecuzioni, delle incisioni in cui questo istante viene eseguito. Cioè, l'idea originaria di Bizet era molto più ricca, molto più sfumata. Cioè, perché lei fa contemporaneamente il verso alla fanfara e allo stile lirico di Don José. Capite, no? Forse non abbiamo moltissimo tempo, volevo farvi sentire almeno la scena finale di quest'opera, per cogliere un altro paio di aspetti di questo dualismo meraviglioso. Intanto vi rivelo un piccolo segreto che Bizet ci consegna, no? Il tema della corrida, quello. Il tema della corrida, improvvisamente Bizet ci rivela che questo tema è collegato al tema di Carmen. Sentiamo come. La musica si spegne pian piano. Sentite, no? Lo stesso movimento, non so se è chiaro questo collegamento. Ve lo rifaccio sentire? L'ultima frase del tema della corrida è
di Carmen. Uno dei due è la deformazione dell'altro. Beh, a sapere quale dei due è nato prima, difficile dirlo. Però in realtà questo è un legame fra la corrida e Carmen e quindi la morte, perché il tema qui viene preso lentamente, il tema di Carmen diventa il tema della morte, già nell'area delle carte del terzo atto che non posso farvi sentire. Questo è un piccolo legame e forse è l'unico vero omaggio a Wagner che c'è in quest'opera. La trasformazione di un leitmotiv in un altro, con un cambiamento di significato drammatico, naturalmente. Questo è l'unico istante in cui dice, ma questa è una tecnica wagneriana. Poi che succede? Beh, c'è questo famoso, straordinario duetto, no? Questo duetto incredibile fra Carmen e José, davanti alla Plaza de Toros. All'interno si sta svolgendo la corrida e noi sentiremo le urla della folla che incita Escamillo fino al momento della vittoria, proprio questa esplosione. E nel frattempo invece i due si confrontano in primo piano. Se ci pensate è il contrario della tragedia greca, no? Nella tragedia greca la morte accadeva sempre fuori scena e doveva poi essere raccontata, ma nell'opera non possiamo raccontare, dobbiamo mostrare. E quindi i compositori d'opera rovesciano la tecnica addirittura della tragedia greca, che è un'altra finezza. Allora i due si vedono, cominciano a discutere e a un certo punto vedo se riesco a trovarvi questo istante, perché José canta continuamente con uno stile lirico, canta delle melodie per convincere Carmen, ma no, devi tornare con me, io ti amo ancora e possiamo ricominciare da capo, c'è ancora tempo, no? E lui canta in questo modo. Lo prenderà anche in modo maggiore. Quella tipica frase lirica che comincia con questo slancio verso l'acuto, no? Poi l'orchestra riprende la stessa frase. In questo istante dovrebbe cantare Carmen, no? Che gli dice, ma perché continui a insistere? Sono tutte parole superflue, non tornerò mai con te. L'orchestra suona e lei canta. Rifiuta la melodia, canta in uno stile di recitativo. Vi dicevo, si ha l'impressione alla fine di Carmen che la sua ribellione sia anche la ribellione contro lo stile lirico, forse un po' stucchevole, sicuramente per lei, per una ribelle gitana come lei, uno stile rassicurante, borghese. Vuoi quella donna che abbiamo visto nel primo e nel terzo atto, così buona, così tranquilla, così poco sensuale in realtà? Pigliatela, cosa vuoi qui da me, no? E rifiuta continuamente di accettare lo stile. In questa scena quindi c'è l'esplosione, il culmine di questa strategia dicotomica, vi ho detto, della Carmen, perché il pezzo è basato su una sola melodia. José la canta, Carmen rifiuta di cantarla. E in più c'è l'applicazione, forse la più straordinaria di tutta la storia dell'opera, della tecnica del fuoriscena. Questi istanti in cui improvvisamente fuori la folla dentro, cioè fuori scena, la folla che sta assistendo alla corrida, esplode in viva, 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 tutto è bello, viva, sulle sable sanglante, eccetera, e normalmente questo succede con delle fratture tonali incredibili. Cioè, succede per esempio che i due stanno cantando «Je l'aime, je l'aime, davant la mort même», anche davanti alla morte lo ripeterò che l'amo, no? Come si sposta il piano improvvisamente. Dovrebbe finire così. Quindi Bizet va consapevolmente su due piani tonali opposti per differenziare. Da una parte c'è la festa, la gioia, e dall'altra parte invece c'è la tragedia. L'effetto e il risultato che lui raggiunge qui è straordinario. Provo a farvi sentire questo istante e sentite anche proprio il modo in cui Don José cerca di cantare, cerca di convincerla
continuando a cantare in uno stile lirico che lei ha rifiutato fin dall'inizio. Quindi in realtà la tragedia di quest'opera è la tragedia di sentimenti che i personaggi non condividono mai, perché Micaela ama José, José ama Carmen, e Carmen forse per un istante ama Escamillo, ma in realtà non ama nessuno, lo dice: io sono nata libera e libera voglio morire. Questa è la vera tragedia della Carmen, no? Beh, l'applauso era per Bizet, spero. Volevo solo farvi notare un'ultima cosa. Quest'ultima frase, avete sentito il démon, no? Alla fine lui riesce a cantare solo su una nota. Vous pouvez m'arrêter, potete arrestarmi. C'est moi qui l'ai tué. Poi si lancia su un'ultima frase lirica. E non la chiude, chiude l'orchestra. La frase resta sospesa, lo sentite, no? Capite? Fino all'ultimo, povero José, resta incompiuto. Resta. No, no, è una cosa tragica, evidentemente. Cioè, non riesce neanche a finire l'ultima frase, che è una cosa significativa. Una parte di questo struggimento impressionante che abbiamo alla fine dipende anche da questo, no? Non è come. È come l'ultimo bacio di Otello, che un bacio ancora. Questo viene anticipato da Bizet in questo. Questo finale corona quest'opera, che veramente non è un caso che sia la seconda più eseguita al mondo. Se fosse la prima non si stupirebbe nessuno di noi. Abbiamo a che fare veramente con uno di quei miracoli artistici che succedono poche volte nella storia. Ebbene, ringraziamo il cielo di poterla sentire, come potete fare voi qui a Torino fra una settimana. Grazie mille. Le premesse non sono state deluse. Applausi meritatissimi. Due cose. Uno, mi hanno chiesto giustamente di sapere anche chi erano i cantanti, e se ce li può ricordare. Oddio, dunque c'è Carmen, curiosamente, Leontin Price. E Don José Corelli. Non mi chiedete chi è Escamillo, non ho idea, andatelo a cercare. Noi avremo Anna Caterina Antonacci, quindi una Carmen davvero di lusso, una interprete eccezionale per talento e doti e intelligenza interpretativa. Mi ha detto peraltro il maestro Fournier che farà quella parte in cui dileggia Don José, quindi, e la fa anche molto bene. E con lei ci sono altri interpreti interessanti: c'è il tenore ucraino Dimitro Popov, c'è Vito Priante come Escamillo e c'è Irina Lungu come Micaela. L'allestimento arriva da Zurigo, firmato da Mattias Hartmann, un allestimento fatto di essenziale, con poche cose molto efficaci. Sarà insomma uno spettacolo di regia e però molto presente le relazioni umane, che appunto i contrasti saranno sicuramente molto ben rappresentati. Asher Fish dirige l'orchestra e secondo me non darà, che essendo un esperto del repertorio tardo romantico, darà colori non troppo dissimili da quelli di Karajan che abbiamo sentito. Le conferenze si concludono qui per questa stagione. Riprenderemo il 5 ottobre con la Bohème, la nuovissima Bohème, che inaugurerà la prossima stagione in occasione del 120° dalla prima assoluta. Abbiamo veramente chiuso in bellezza con Giovanni Bietti e lo chiameremo presto per averlo di nuovo con noi. Arrivederci.